raccomando, il mio nuovo fumetto è uscito in libreria. Potete continuare a leggendolo e lo trovate in ogni libreria d'Italia. E potete anche ordinarlo su Amazon se volete. Quindi che aspettate, andate subito a prenderlo e taggatemi su Instagram. Brookhaven è uno dei giochi più importanti di Roblox, ma effettivamente quanto è realistico da 1 a 10? Ve lo dico io, 0. È tutto abbastanza cartoon e ovviamente uno stile del genere nella vita reale non esisterebbe mai. Nemmeno il mio avatar è realistico, guardate, vi fisso sempre in modo inquietante senza voi muovere gli occhi. Qualcuno ha provato a fare una versione realistica di Brookhaven, ma sinceramente non è venuta benissimo, anzi è terribile. È per questo che lo creo io grazie a Roblox Studio. Prima di continuare col video voglio assolutamente ringraziare Diablo Chair, che mi ha regalato questa stupenda sedia che è super comoda ed è quella che mi accompagna praticamente in tutti i video e si abbina anche perfettamente al mio nuovo studio. Se anche voi volete giocare su sedie assolutamente super comode e adatte per il gaming, vi consiglio di guardare il sito di Diablo Chair. Potete trovare sedie di tutti i tipi, tra cui quelle molto piccole per i bambini, adatte e super comode, da quelle super XL. Dunque trovate il link in descrizione per Diablo Chair. Ed eccoci qua su Roblox Studio, che è il gioco che ci praticamente permette di creare qualunque gioco su Roblox. Per prima cosa dobbiamo cercare nella barra dei toolbox la mappa di Brookhaven. Come potete vedere possiamo letteralmente avere la mappa di Brookhaven tutta nostra e modificarla come ci pare e piace. Perfetta, eccola qui. Direi di cominciare da una cosa molto molto importante: tutto quello che ci circonda, soprattutto nello spawn. E la cosa che vedo di più sono le strade. Ok, cerchiamo una strada realistica. E secondo me questa va benissimo. Aiuto, è troppo realistica. Strade modificate sono molto molto più realistiche. E in più adesso i semafori sono veri, quindi dovete rispettare le leggi stradali. Possono diventare da rossi a verdi da un momento all'altro. Guardate, guardate, sono diventati rossi e verdi, quindi bisogna guidare bene. Anche qui mettiamo dell'asfalto realistico, così rende tutto più vero. Quindi abbassiamo, ecco, da nero a vero asfalto. Guardate qua, si vede proprio la granula. Ovviamente in un posto così realistico ci abbiamo bisogno di macchine super realistiche. Bam, eccole qua. Queste sì che sono le vere macchine del futuro anche. No vabbè, guardate le macchine che girano in giro per Brookhaven. Questa sembra veramente una vera città. Questa magari no. Adesso ci tocca cambiare questa erba, che praticamente non è erba, è un colore verde messo a caso lì, anche se sta cominciando ad uscire un po' la nostra cittadina. Quindi qua c'è un bel po' di erba realistica. Vediamo cosa possiamo trovare. Questa è super realistica. Questa è super realistica. Forse anche troppo realistica. Cioè è stranissimo. Vi immaginate tutta Brookhaven così? Vediamo qualcosa di meglio. Ragazzi, ho trovato la nostra erba. Si muove, si muove. Oh mio Dio. Però questa erba con questi alberi non c'entra niente, quindi dobbiamo assolutamente cambiare gli alberi. Guardate gli alberi realistici che ho messo. Mamma mia, sembra completamente un altro gioco. Guardate qui, non so perché ma mi ricorda GTA. La nostra cara piscina è vuota. E di solito l'acqua su Brookhaven non è tanto realistica, ok? È molto cartoonizzata. Ed è per questo che come l'erba dobbiamo trovare qualcosa che ci sta bene. E guardate un po' questa è realistica. Realistic water, direi che è perfetta, cioè mi sembra veramente acqua vera, quindi non la marca, però dell'acqua assolutamente realistica. Guardate qua, che figata! Cioè, gli alberi si muovono insieme alle altalene e l'acqua direi che è super realistica. Oh mio Dio, ok, sì, si nuota. Ho paura che non mi facesse nuotare. Non è molto realistica questa cosa, però l'acqua ci siamo. Ora, il cielo di Brookhaven non è... Cioè, oddio, è abbastanza realistico, ma noi lo vogliamo ancora più realistico. Allora, qua ce ne sono tantissimi. Abbiamo questo che... Oh mio Dio, si è strano! Oh mio Dio! Questo, ma mi sembra troppo troppo simile a quello di prima. Questo mi piace da morire, lo rende super super carino, però mi sembra ancora troppo cartoon. Ragazzi, questo è perfetto. Fa anche la luce. Letteralmente questo sembra il cielo che ti affacci dal balcone e vedi. Adesso voglio mettere un vero ristorante. Brook Dinner non esisterà mai. Ed è effettivamente strano se ci mettete troppo piccolo per essere un ristorante. Secondo me questo McDonald's è un degno sostituto. Ragazzi, quanto sarebbe bello avere il McDonald's letteralmente su Brookhaven. Un sogno. Per adesso è letteralmente la mia cosa preferita nel nuovo Brookhaven. E poi questo aereo, ragazzi, uno non funziona, due letteralmente è troppo cartoonizzato. Oh mio Dio, guardate questo qua, è perfetto.
È identico a un aereo. E in più penso anche che funzioni al 100%. Fammi entrare dentro, fammi vedere. No, vabbè, questo sì che è un aereo realistico. Le case di Brookhaven non sono realistiche. Infatti sono letteralmente dei cubi messi insieme. E una casa non potrebbe mai essere così. Ecco qua, questa è una casa abbastanza realistica. Da ricchi, da ricchi, da super ricchi. Però realistica, con tutto quello che serve dentro effettivamente per avere una casa. Che poi mi sembra quella di GTA uguale questa. Va bene, ok. E ho messo anche in questo mini quartiere altre case, fra cui appartamenti, che sono la cosa secondo me più realistica che abbiamo messo qui, perché ragazzi gli appartamenti cioè sono ovunque, sono le cose più, più presenti. Letteralmente altre case, che queste mi sembrano molto stile italiano comunque, è anche un piccolo cinema. Una casa abbandonata, che questa ragazzi è super realistica, ci sono anche addirittura le macchine di pulizia che la illuminano, questa è pazzesca. Una mini casa qui che si può entrare, questa ragazzi, questa è davvero realistica, cioè è super super reale. È un altro appartamento così. Questo è tipo il nostro mini quartiere. Sto per mettere una cosa super inquietante. Questo è il vostro vicino Albert. Perfetto. Un posto molto caro che sinceramente spreca secondo me è la fattoria di Brookhaven. Questa non è una fattoria realistica. Creiamo un posto adatto per gli animali che non ci sono su Brookhaven. Questa cosa è grandiosa. Ora sì che è una fattoria realistica, cavolo. Guardate qua. È una figata. È una figata questa cosa. Tu entri, c'è tutta la fattoria qui. Ci sono le vere cose che si piantano, insomma. In questa fattoria dobbiamo mettere gli animali. Ok, ne abbiamo un paio. Ok, animali. E adesso mettiamo un po' di trattori che servono per lavorare. Ok, uno qua. Un silos per raccogliere il grano. Oh, è questo. Il trita carno, il trita erba. O raccogli grano, non lo so. Fili se ne intende che è una pecora. Come ci sono animali nella fattoria, io non capisco come non ci siano animali su Brookhaven. Proprio zero. Quindi mettiamo dei mega carinissimi animali. Oddio. Abbiamo il nostro cagnolino, ma siccome su Brookhaven ci sono come mezzi di trasporto anche i cavalli, mettiamo anche i cavalli. Guarda questi qua, e dovrebbero essere super realistici. E come non posso non mettere dei cavoli di gattini che mangiano nella strada. Oh mio Dio, che carini. Questo cimitero è troppo poco spaventoso. Abbiamo bisogno di un vero cimitero. Perché c'è mia mamma? Mamma, no! Mamma mia, bellissimo, bellissimo. Questo sì che fa paura. Immaginate avere una cosa del genere su Brookhaven. Ma chi ci andrebbe mai? Soprattutto con il guardiano del cimitero che ti controlla la notte. Il nostro Brookhaven adesso è super realistico, ma c'è qualcosa che non va. Cosa notate che in tutto questo posto, che è diventato letteralmente assurdo, non sembra nemmeno più Brookhaven quasi? Cosa c'è di strano? Sono io quella strana. Sono quella che non è assolutamente realistica, ma vi stupirò. Un nuovo aggiornamento di Roblox sta arrivando e sta rendendo tutto più realistico, dai vestiti ai corpi. Così tanto che vi darà la possibilità anche di muovere le espressioni, gli occhi, tutto. E questa funzione potete provarla tutti, basta andare nel sito ufficiale di Roblox e semplicemente schiacciare e scaricare il file. File dove non solo ci mostreranno i nuovi avatar che sono letteralmente incredibili, super realistici e troppo reali, ma sempre dalla stessa pagina ci darà la possibilità di scaricare l'editor che metteremo nel nostro Roblox Studio per avere la nostra faccia completamente animata e customizzarci al 100%. Ad esempio qua possiamo scegliere i capelli, che questi effettivamente mi assomigliano tantissimo, le sopracciglia, gli occhi, tipi di occhi, se vogliamo mettere la barba ma non l'abbiamo nella barba, e addirittura anche gli occhiali, per poi vedere che letteralmente possiamo fare tutte le espressioni. Questo in teoria dovrebbe essere il futuro di Roblox, che si avvicina sempre di più. Guardate i movimenti che sono super realistici con tutte le espressioni. Certo, il corpo è quadrato, ma vi farò vedere che non lo sarà ancora per molto. Se non avete la possibilità di scaricare dal sito che vi ho lasciato in descrizione, non vi preoccupate, perché potete provare questa funzionalità tramite un gioco di Roblox. Si chiama Dynamics Ads Beta. Basta cliccare play e vi ritroverete nello stesso editor di prima, se non quasi più avanzato. Questo qui in realtà ha un alieno, però questo è l'editor che dovremmo avere. In teoria può muovere anche la bocca. E dopo aver modificato un poco il mio personaggio e aver aggiunto quella cosa che in futuro sarà aggiunta normalmente su Roblox, ecco che abbiamo Roby super realistica. Ragazzi, guardate che strano. Guardate i movimenti.
Sembro una persona vera. Aiuto, sono ancora un po' cartunesca, ok? Però ragazzi, cioè, questo è un passo enorme, è gigante. Se volete provare il gioco che ho appena creato, basta cercare Real Robby, lo trovate nel mio account per provarlo. E voglio farvi vedere un prima e un dopo. Brookhaven prima, non realistico, abbastanza cartoon con il nostro personaggio base. E poi abbiamo Brookhaven dopo, con il nuovo personaggio, gli animali che ti seguono, è tutto più realistico. E ho deciso di farmi seguire dalla mia migliore amica Jenny per fargli credere in realtà che siamo su Brookhaven, ma se avrà una bella sorpresa. Tutti quelli che entreranno in questo gioco saranno Robby, però Robby futuristici. No, ma che cazzo! Benvenuta su Brookhaven! Vuoi fare un giro in macchina? Guarda, guarda. Oh mio Dio. Vieni qua, vieni, facciamoci un bel giro in macchina. Ma che macchine sono? Anzi, no, ma c'è un cane! Su Brookhaven! Sì, c'è tutto, ti faccio vedere una cosa. Prego, sali pure sulla nostra macchina super fotorealistica. Ok, sono un po' più alta di te, vabbè. Una volta nella tua vita ci sta. Benvenuta sulla nostra macchina super realistica. Questa volta non è una macchina di Brookhaven che non funziona. Oh mio Dio, ma cosa hai fatto a questo posto? Com'è diventato più bello, spero, dai. Strano, non ci sono abituata. Guarda, questo è il nuovo cimitero. Oh mio Dio, cimitero, ma che cacchio, c'è anche una persona realistica che ti aspetterà per darti il benvenuto, vieni qua. Ma quella mica è una persona, quello è tipo un demonio. No, non è vero, guarda, clicca il pulsante. Sei tu. Guarda, vedi? Oddio, è così realistico che ti darà anche il benvenuto al cimitero. Non ci posso credere, certo che sei pazza a fare queste cose. Passeggiamo per le strade di Brookhaven, come puoi vedere ci sono tutto più realistico, anche gli autobus. Ah, del McDonald's, ma ah, il McDonald's, guarda che bello lì. Salendo qua, ti ho preparato una sorpresa. Hai fatto anche la zona residenziale, sei certo. Contromano. Oh no. Volevo farti notare che l'erba, adesso sì che è erba, si muove anche. Oh mio Dio, ma è un po' alta. Questa è una cosa realistica, cioè la criminalità è realistica. Ma scusa, ma la testa qui, ma non ci posso qua credere. Qua c'è la casa abbandonata che ho aggiunto io e più qua c'è casa tua. Vieni, seguimi pure, ti presento casa tua. Eccoci qua. Casa mia, ma guarda, posso farmi guarda, a meno? Oh mio Dio, quanto è realistica. Schifo. C'è una pistola in terra. Ma è così che è una casa realistica, fanno schifo le case della vita reale. Prego, non è ferma, questo è mio letto. Ma sì, sì. Allora vieni, c'è il secondo piano, aspetta un attimino. Qua ci sono armi realistiche che mancavano a Brookhaven, quelle armi finte. Qua abbiamo anche un cesto realistico. E in più ti devo far vedere un'ultima cosa. Ho aggiunto anche la barra per bere e mangiare. Dunque, se volete sopravvivere in questo gioco, dovete anche mangiare e cercare di non morire. Quindi vi sfido a sopravvivere su Brookhaven realistico.